His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? Tecnico di Michele Del Vollo. Allora, mister, subito i svantaggi suoi, poi una grande prova di carattere, avete portato a casa i tre punti. Portato a casa i tre punti, però facciamo mente a Gladiator, visto una squadra molto buona, allenata bene, gioca a calcio e secondo me non meritava neanche la sconfitta, era più giusto un pareggio. Oggi la fortuna, è stata una bella partita comunque, la parte nostra, la parte loro. Ci abbiamo messo oggi quella cattiveria che finemmo non avevamo messo in campo. E la partita è stata proprio strana. Diciamo che le nostre tre occasioni che abbiamo avuto proprio il colpo del campo, questi rimbalzi sfavorevoli, non siamo stati bravi a concretizzare. Loro l'unica occasione che hanno avuto con uno sfavore del nostro portiere che gli è rimbalzato la palla e hanno vinto questa partita, a parte il calcio punizione di Vitaliano che è stata una bella punizione. Mister, con Morillo terzino destro, con l'uscita di Barone forse si è perso qualcosa a centrocampo? Diciamo che con Morillo terzino destro era un'esigenza, perché il nostro Ande terzino che Dorano che si è operato ieri, mi faccio in bocca al lupo per un rientro, non avevamo terzini destri. Per quanto riguarda Barone,
sappiamo, è stato proprio il ritardo di preparazione, non ce la faceva più e mi ha chiesto lui la sostituzione. Fortunatamente il Grado ha vinto il ricorso contro il San Marco, quindi questa settimana sarà piena di allenamenti e domenica si aspetta la trasferta contro l'Ercolano, un'altra partita insidiosa. Sì, beh, per quanto riguarda il San Marco, mi dispiace per gli amici del San Marco, purtroppo la società ha avuto questo ricorso in sfavore di loro che hanno questo giocatore squalificato, comunque non compete a noi questa situazione. Per quanto riguarda sì, la settimana siamo qui pronti per prepararci per domenica, un'altra partita bella sulla carta, una squadra tosta, comunque metteremo il nostro per fare il meglio possibile.